S come Salerno. Appuntamento settimanale di approfondimento e riflessione con il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Ben ritrovati, cari amici, in questo 5 dicembre, vicinissimi davvero l'atmosfera natalizia, quasi la si tocca con mano a Salerno, e a Salerno siamo insieme al sindaco, viceministro Vincenzo De Luca. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a lei, ascoltatori. A me piace moltissimo, se vuole, lo slogan che Striscia la Notizia ha creato per lei, il Veni, Vidi e Vicenzo, proprio esattamente, non so se l'ha sentito, ma com'è che ce l'hanno tutti con lei? Ce lo dica, insomma, ci ha pensato? No, non l'ho sentito, ma comunque tutta pubblicità, la società contemporaneamente vive di comunicazione e di pubblicità, quindi tutto guadagno, diciamo. Guardi, Striscia la Notizia l'ha definito l'imperatore di Salerno. Anni fa una trasmissione televisiva locale la chiamava lo sceriffo, quindi insomma diciamo che si è beccato una bella reputazione di persona tosta, no? Possiamo dire. Ma questo, l'Italia vede un paese incredibile. Io ormai teorizzo che l'Italia è più un circo equestre che un paese normale. Tu puoi a realizzare grandi opere, la metropolitana, gli asili nido, i parchi pubblici, la raccolta differenziata più alta d'Italia, il Teatro Verdi, il parco fotovoltaico, puoi fare la fine del mondo, però l'unica cosa che poi arriva sui giornali sono le fesserie. Che dobbiamo fare? Vabbè, è l'Italia. Tutta è l'Italia. Pubblicità, come lei dice, perché alla fine poi magari ci sarà qualcuno che, partendo da questa ironia, da questa satira, andrà a vedere che cosa è stato fatto a Salerno. Quindi tutto sommato, insomma, per la tangente così ci si arriva lo stesso. Comunque, al di là di questo, parliamo di cose serie, perché oramai ci si avvicina sempre di più, il countdown è partito all'8 dicembre, data delle primarie del PD, ma data anche che lei ha definito, diciamo, in qualche modo di passaggio anche per il suo ruolo. Lo disse qui a Radio Alfa un paio di settimane fa, tutto sarebbe cambiato dopo l'8 dicembre. Credo e mi pare che gliel'abbia anche detto al telefono il sindaco di Firenze Matteo Renzi, che in qualche modo, lei mi pare l'abbia detto a Matrix l'altro ieri, insomma, l'avrebbe convinta a non inviare una lettera di dimissioni da viceministro a Letta. Ce lo racconta com'è andata? No, si è deciso di rinviare a dopo le primarie, perché ci sarà una verifica di governo complessivamente e in quella occasione si faranno le valutazioni finali. Come è noto, mercoledì 11 ci sarà una discussione alla Camera, sì, e il governo chiederà di nuovo la fiducia. Vedremo in questi giorni come evolve. Io, le devo dire la verità, sono profondamente disgustato, l'ho detto, glielo ribadisco, sono proprio disgustato. Sono disgustato perché, come puoi immaginare, mi dà un immenso fastidio tutta questa vicenda, perché ovviamente tu spieghi, le persone che seguono capiscono bene il tipo di problemi che si è determinato, ma c'è qualcosa che colgono, c'è sempre una piccola minoranza che poi immagina che tu voglia avere il doppio incarico, le due poltrone, il doppio stipendio che non esiste. Ho scoperto che una giornalista di Torino e La Stampa mi diceva: ma sa, la gente, il doppio stipendio. Ho detto: ma siamo ancora a questo? Neanche lei sa che non esiste il doppio stipendio, che ce n'è uno solo. Cioè, questo clima che mi dà un profondo disgusto, perché diventa complicato spiegare che in realtà io sto facendo un braccio di ferro per difendere il Sud e per difendere la Campania e Salerno. Il braccio di ferro politico è tutto qui, cioè nell'ambito del governo il Sud è cancellato e l'unico esponente meridionale che c'è nel governo nazionale nei settori operativi è Vincenzo De Luca. Nel governo c'è uno scontro continuo sulla erogazione delle risorse, su dove mandare i pochi soldi che ci sono, e lei sa ovviamente che in alcuni territori, a cominciare da Milano, arrivano fiumi di denaro, in parte motivato perché abbiamo Expo 2015, ma poi ci sono cose che non sono motivate, rispetto alle quali dobbiamo fare una battaglia con le unghie e con i denti per portare risorse nel Mezzogiorno d'Italia. Tre o quattro mesi nel governo hanno significato per noi chiudere la metropolitana, inserire il Teatro Verdi fra i teatri di tradizione, ha significato il decollo del cantiere di Porta Ovest, ha visto i due tunnel. Ieri c'è stata questa bella manifestazione, abbiamo celebrato la messa a Santa Barbara, stiamo già dentro di 100 metri, un'impresa straordinaria, un'opera storica, abbiamo difeso 140 milioni di euro di finanziamento
finanziamenti per far cantierare anche quest'opera. Ho avuto la possibilità di fare approvare un emendamento per completare a Cittadella Giudiziaria altri 30 milioni di euro. Allora, la mia presenza lì non è un fatto mio, a me stanno dando solo fastidio, non è una battaglia personale, è una battaglia contro una logica di prevaricazione che ha qualcuno, a cominciare dal ministro Lupi, e soprattutto a difesa del Mezzogiorno, visto che sono l'unica presenza, lo ripeto, in un settore operativo come quello dei trasporti, le infrastrutture, le opere pubbliche, che diventa decisivo per creare economia e lavoro. E per questo allora che c'è questa campagna contro di lei, che se la sono presa con lei? Hanno fatto di tutto. Di tutto, è una cosa vergognosa. Ma come sempre, quando poi si esagera, no? Poi scattano reazioni opposte. Sto ricevendo tante di quelle attestazioni di solidarietà, di affetto, di incoraggiamento, che era inimmaginabile, perché è un'aggressione continua. Perché? Perché in questo paese danno fastidio gli uomini liberi, danno fastidio. Sanno tutti che io sono un uomo libero, e un uomo libero dà fastidio, fa paura. Sindaco, lei ha detto hanno fatto di tutto, immagino il contro di lei, insomma, era implicito. Chi ha fatto di tutto? Ce lo dà un'identità? Ma c'è una campagna di informazione e di disinformazione che sta continuando da mesi su Salerno, le opere pubbliche. Ma lei pensa davvero che sia casuale che sulla terza rete della televisione pubblica si dedichino 5 servizi per un'opera pubblica di Salerno? Il Crescent, 2 volte Report, 2 volte il Kilimangiaro, come si chiama? Le falde del Kilimangiaro. Una volta Ambiente Italia. Ma com'è possibile? Perché lo avrebbero fatto secondo lei? Ma è evidente che sono operazioni mirate, che tendono a condizionare magari il Consiglio di Stato, che si deve pronunciare su tutta quella vicenda. Questo è tutto. Ovviamente senza rendersi conto del danno immenso che si determina, perché lì c'è un'impresa che ha investito 60 milioni di euro, è arrivata all'ultimo piano del palazzo, che si fa? 200 persone che non lavorano più, le aziende fornitrici, no? A catena ci sono decine di imprese, di lavoratori che non lavorano più quando si ferma un cantiere. Il danno è immenso, e quindi io sto facendo un braccio di ferro per tutelare l'economia, il lavoro, le possibilità di vita per i nostri figli. E allora c'è una campagna un po' di aggressione che mescola le questioni politiche, il governo, le primarie, le palle, il finto ambientalismo, per cui si è sviluppato un po' questo attacco, questa aggressione francamente sgradevole, infame. Ovviamente, a parte la mia amarezza, a parte il mio disgusto in qualche momento, no, ti viene voglia veramente di dire mandate al diavolo tutti quanti, quando poi si arriva addirittura alle aggressioni alle famiglie, ai figli, ma neanche i mafiosi, neanche l'andrangheta arriva a questo, no? Aggrediscono i figli per aggredire me, cioè aggrediscono magari i ragazzi che vanno a lavorare all'estero perché qui non possono lavorare, perché hanno passato il guaio, la disgrazia che il padre è sindaco, e quindi qualunque cosa facciano diventa tutto sospetto. Una vergogna. A me basta che ci sia la solidarietà dei miei concittadini e della mia città, e poi per il resto ho le spalle larghe e ho lo stomaco corazzato. Andremo avanti comunque con tutta l'amarezza che si può immaginare. Ecco, cioè, a proposito, lei ha detto città e i miei cittadini. Nei giorni scorsi è arrivata questa notizia, in realtà data così, insomma, en passant, credo da un sottosegretario che si è dimesso, non ricordo bene, che Salerno insieme a Brescia e Bergamo è stata inserita nell'elenco delle future città metropolitane. Questo, insomma, significherebbe, diciamo, da luglio del 2014, con la soppressione delle province in base alla riforma del ministro Delrio, ci sarebbero dei cambiamenti enormi per la città di Salerno, che diventerebbe, è stata definita una super città, una grande città, insomma avrebbe naturalmente un potere anche istituzionale assolutamente diverso. Vorrei chiederle intanto il suo parere. Se... No, vediamo, non c'è niente di definito, questi sono ancora titoli di giornale, non c'è niente di definito in questa direzione. Quando dovesse esserci qualcosa di maturo ne parleremo a ragion veduta. Adesso le chiederei una cosa, anche perché visto che parliamo di partiti, di elezioni, di primarie, eccetera,
eccetera, ci si prepara anche un tantino alle elezioni regionali. Che aria tira nel PD? Nel PD sinceramente non lo so, lei sa che io sono concentrato nel lavoro istituzionale, sì. Ho deciso di dare un sostegno a Renzi perché certo. Mi pare una possibilità di rinnovamento, di superamento di un gruppo dirigente veramente di anime morte che non servono a niente. Parlo di quello del PD nazionale. Nel PD regionale, una possibilità, non è una certezza, è una possibilità. Certo. Si può aprire un ragionamento almeno per le questioni che interessano me e che io sto sollevando da 10 anni, da prima di Renzi, come sapete tutti quanti, il tema della sburocratizzazione di questo paese, del rinnovamento profondo delle classi dirigenti. Per la regione sapete la situazione com'è, aria fritta, e anche qui c'è da essere indignati. Ogni volta che sento il presidente della regione parlare si presenta sempre come un cerichetto, ma in realtà Salerno è discriminata in maniera vergognosa. Continuiamo a fare l'esempio di Lucido Artista e degli investimenti per il turismo, ma le pare possibile che dopo 4 anni non trovino modo per dare un sostegno all'evento turistico più importante di gran lunga della regione Campania, che è Lucido Artista? Sa quanti pullman sono arrivati a Salerno domenica sera? 360 pullman allo stadio Arecchi. Abbiamo avuto situazioni anche pesanti e difficili da governare, perché ovviamente arrivano 360 pullman, sono 20.000 persone, cioè il doppio delle persone che vanno a vedere la partita della Salernitana. È chiaro che quando hai 20.000 persone, quale metropolitana? Ci vorrebbero 10 metropolitane, è chiaro che non bastano, no? Abbiamo dovuto poi far defluire un po' di pullman direttamente in città perché avevamo deciso di concentrarli là, ma insomma a un certo punto li abbiamo fatti arrivare in città perché la gente aspettava troppo tempo. Ma per dirle, in una sola serata 360 pullman, 20.000 persone venute da fuori. Bene, la regione Campania ha avuto l'indecenza di non dare un euro per questo evento. Io mi vergognerei al posto di chi governa questa regione. Chissà poi magari chi verrà dopo, visto che ci avviciniamo alle elezioni anche alla regione. Sa che qualche voce su eventuali candidature parlano di Andrea Cozzolino? Lei che ne pensa? Gliela tiro fuori una risposta? Ma no, ma lasciamo perdere queste fesserie, no? Ne pensiamo alle cose serie. Pensavo alle cose serie, vabbè, mi ha già risposto. Andiamo invece a Lucido Artista. Ecco, torniamo a cose, lei l'ha detto, ci sono stati 360 pullman nella scorsa settimana, adesso si sta cercando di aggiustare un po' la questione viabilità, perché naturalmente, insomma, ci avviciniamo al weekend, quello fatidico dell'Immacolata, domani l'accensione del presepe, l'accensione dell'albero meraviglioso, insomma, un altro piccolo puntino, diciamo così, un'altra tessera di questo puzzle che si completa e che porterà ancora migliaia di persone. Come ci si sta preparando? Quali sono le novità di quest'anno, se ci sono? Ma niente, stiamo facendo ovviamente l'uso migliore possibile della metropolitana, stiamo cercando di spostare quanti più pullman alla Rechi. Quello che ci è mancato ovviamente, ma qui purtroppo è andata come è andata, è il grande parcheggio a Piazza della Libertà. Sì. Maledetto errore tecnico lì, il cantiere è bloccato, ma insomma a questo punto noi avremmo già avuto 700 posti auto di parcheggio interrato. Rimetteremo ovviamente le navette come sempre, cercheremo di governare nel modo migliore possibile il fiume di gente che arriverà in città. Però rendetevi conto che quando ti arrivano decine di migliaia di persone, beh, puoi fare quello che vuoi, ma insomma l'appesantimento c'è. Dico ai nostri concittadini, lasciate le macchine a casa, cerchiamo di accogliere gli ospiti che vengono, ringraziamo il Signore che abbiamo la città piena di vita, inondata di turisti, perché nelle serate contemporanee in tutte le altre città si respira la depressione e la gente si guarda in faccia. Ieri sera sono andato nel centro storico a inaugurare la sede dell'associazione di Sant'Andrea della Nunziatella, sì. Mi sono fatto una camminata a piedi, sono arrivato sul marciapiede di Santa Lucia, poi nei mercanti, piazza Sant'Agostino, sono arrivato a Porta Nova, sono sceso, un fiume di gente, era mercoledì sera. In altri anni il mercoledì sera a Salerno c'eravamo io e lei a prenderci un caffè. Magari il bar era pure chiuso, magari qualche bar chiuso il mercoledì sera.
domani sera accendiamo l'albero, quindi si rilancia l'evento I Luci d'Artista, avremo ulteriori presenze, turismo, alberghi pieni, prenotazioni che ormai avvengono nei comuni vicini perché non ce la fanno ad accogliere tutti i nostri alberghi. E allora domani il momento clou, che è proprio quello che apre il periodo natalizio per eccellenza con le installazioni. Domani l'albero a Portanova, a posizione sì, a Pastena, le renne, quella più natalizia, il Babbo Natale a Torrione, e credo che metteremo anche questa bella composizione di Gian Attasio, un artista salernitano, sulla facciata della chiesa dei Francescani alla stazione. Sì, alla stazione. Sacro cuore, c'è sì, questo velo molto bello, è una figura stilizzata, l'Annunciazione, vedrete, sarà un ulteriore elemento di richiamo, oltre che un elemento di grande sacralità che collocheremo sulla facciata della chiesa. Poi noi insomma daremo anche in diretta qualche consiglio per chi si sposta nelle strade della città di Salerno. Intanto grazie al sindaco di Salerno, viceministro Vincenzo De Luca, che ci ha riservato comunque qualche minuto del suo tempo, visto che questa mattina è a Nisida per una visita all'interno, immagino insomma, della struttura penitenziaria minorile di Nisida nell'ambito delle sue competenze ministeriali. Grazie e a giovedì prossimo, buon fine settimana. Grazie a lei, un saluto agli ascoltatori.